sette da allora felici. Era l'ultimo giorno del vecchio anno. Su nella camera dei bambini, Jane e Michael e i gemelli stavano compiendo quella delicata operazione conosciuta sotto il nome di spogliarsi. Per Mary Poppins assistere a questa operazione era quasi altrettanto piacevole quanto far la guardia a un congiurato. Ella si muoveva attorno al gruppo dei bambini e le loro vesti parevano cadere giù da sole non appena le toccava. Tirò su e sfilò dalla testa di Giovannino il panciotto come se scuoiasse un coniglio. Ad un solo tocco cadde la veste di Jane. Le calzine di Barbara furono sfilate con magica celerità dai piedini. E in quanto a Michael, sembrava che Mary Poppins lo svestisse con un semplice sguardo. «Adesso, marsh, a letto!» ordinò. Con le parole arrivò un tale sguardo che i bimbi volarono strillando sotto le coltri. Mary Poppins andava qua e là per la camera, piegando i vestiti gettati alla rinfusa e mettendo in ordine i giocattoli. I bimbi erano coricati beatamente nei loro lettucci, porgendo ascolto al fruscio vigoroso del suo grembiule. I di lei occhi erano azzurri, le guance di un bel color rosa e il naso voltato all'insù con un'aria birichina come quello di una bambola olandese. A guardarla, essi pensavano fra loro, si sarebbe pensato che fosse nient'altro che una persona assai comune, ma come voi sapete, essi avevano tutte le ragioni di credere che le apparenze ingannano. A un tratto Michael ebbe un'idea che gli parve assai ingegnosa. Ti domando, disse sedendosi sul letto, quando finisce esattamente il vecchio anno? Questa notte, rispose in fretta Mary Poppins, al primo colpo delle 12. E quando incomincia? Continuò egli. Che cosa incomincia? Ribatté lei, già seccata. Ma il nuovo anno, osservò Michael con calma. All'ultimo dei 12 colpi, rispose Mary Poppins più che mai spazientita. Ma che cosa capita nel frattempo? Domandò Michael. In quale frattempo? Non puoi parlare con maggior chiarezza, Michael? Credi dunque che io sia una maga? Michael aveva una gran voglia di dire sì, perché questo era sempre stato il suo pensiero, ma non avrebbe mai osato dichiararlo apertamente. Fra il primo e l'ultimo colpo, egli spiegò ad un fiato. Bando alle chiacchiere, osservò Mary con aria altezzosa. Ma non sto inventando storie io, volevo soltanto sapere, e continuò a precipizio perché la faccia di Mary Poppins aveva un'espressione davvero poco incoraggiante. Volevo deve essere il vostro padrone. Adesso, se sento ancora una parola da voi, a questa frase minacciosa il bimbo fece presto a seppellirsi sotto le lenzuola perché sapeva benissimo che cosa significasse quell'ammonimento. Mary Poppins sbuffò ancora una volta e poi percorse la fila dei letti, rimboccandoli. Questo è per me, grazie, disse prendendo l'anitra azzurra dalle braccia di Giovannino. Oh no, per piacere! Gridò Giovannino, ridammela! E io voglio la mia scimmia! Piagnucolava Barbara mentre Mary Poppins staccava le due dita dal corpo mezzo consunto di Pini. Pini era una vecchia scimmia di Cenci che era appartenuta dapprima alla signora Banks quando era bimba e poi via via ad ogni bimbo. Ma Mary Poppins parve non sentire, corse al letto di Jane e le tirò via da sotto le lenzuola Alfredo, l'elefante di flanella grigia. Jane si tirò su di colpo a sedere. Ma perché prendi tutti i giocattoli? Domandò. Non possiamo dormire con loro come sempre? L'unica risposta di Mary Poppins fu uno sguardo glaciale che percorse le sue spalle e si arrestò al letto di Michael. Il maiale, per favore, ordinò Severa. Tendendo la mano verso il maiale di cartone dorato che la zia Flossie aveva regalato per Natale a Michael. Il maiale una volta era pieno di cioccolatini, ma adesso era vuoto. Al posto dove doveva esserci stata la coda, presentava un gran foro. A Natale Michael aveva strappata la coda per vedere com'era incollata, dopodiché l'aveva gettata sulla mensola del camino e il maiale era rimasto scodato. Michael cullò il maialetto fra le sue braccia. No, Mary Poppins, disse con forza, è mio questo maiale e quindi lo voglio con me. Che cosa ti ho detto? Chiese Mary Poppins e il suo sguardo era così terribile che Michael lasciò andare subito il suo balocco, abbandonandolo alle mani di lei. Ma che cosa ne vuoi fare di questi giocattoli?
domandò con curiosità mentre Mary Poppins stava allineando gli animali in cima all'armadio dei giocattoli. Non fare delle domande se non vuoi che ti si dicano menzogne, rispose altezzosa. Il suo grembiule frusciò di nuovo mentre percorreva la camera per andare verso la biblioteca. Essi videro che prendeva tre libri ben noti: Robinson Crusoe, il libro di Green e le rime di Mamma Oca. Li aprì e li dispose davanti ai quattro animali. Jane si chiese se intendeva far leggere i libri a quelle bestiole. E adesso, disse Mary Poppins con disinvoltura mentre raggiungeva la porta, giratevi tutti quanti per piacere e dormite subito. Michael scattò a sedere sul letto. Ma volevo rimanere sveglio, Mary Poppins, e attendere l'anno nuovo. Un recipiente osservato non bolle mai, ella gli ricordò. Mettiti giù, per favore, e non dire più una sola parola. Poi, sbuffando forte, spense la luce e chiuse la porta della camera dei bambini dietro a sé con un cigolio rabbioso. Io rimarrò sveglio lo stesso, disse Michael, non appena se ne fu andata via. Anch'io, fu subito d'accordo Jane con aria assolutamente decisa. I gemelli non dicevano nulla, si erano già addormentati profondamente, ma quando mancavano almeno 10 minuti a mezzanotte, la testa di Michael si rovesciò di lato sul guanciale, mentre le palpebre di Jane si erano già chiuse, premute contro le sue guance. I quattro copriletti si sollevavano e abbassavano in cadenza, accompagnando il calmo respiro costante dei fratelli. Per gran tempo nulla turbò il silenzio della camera dei bambini. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. All'improvviso, nella notte silente, echeggiò uno scampanio. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Da ogni torre, da ogni campanile si sprigionò un suono festoso di campane. Le campane della città fecero eco, mandarono il loro suono attraverso il parco fino al viale. Da ogni punto dell'orizzonte giungevano le loro note, su ogni timbro. La gente si sporgeva al davanzale e faceva suonare i campanelli da tavola, e quelli che non possedevano campanelli da tavola si ingegnavano a formare accordi con i martelletti delle loro porte di casa. Lungo il viale veniva il gelataio facendo suonare con un gusto matto il campanello del suo velocipede. In un angolo del giardino dell'ammiraglio Boom, una campana di nave suonava nell'aria gelida e Miss Lark, sulla porta del salotto, scuoteva il campanello della colazione mentre i suoi due cani abbaiavano e guaivano. Clang, clang, tin, tin, din, don, bau, bau! Ogni creatura vivente faceva suonare una campana. Gli echi si urtavano, si incrociavano, ma finivano per fondersi in un unico coro che animava quella notte oscura e fredda. Poi, a un tratto, si fece silenzio. Su quella perfetta tranquillità si udì profondo e solenne lo scampanio della campana principale. Boom! disse Big Ben. Era il primo colpo della mezzanotte. In quel momento qualcosa si mosse nella camera dei bambini. Erano gli zoccoli che si erano messi a strepitare. Jane e Michael, nello spazio di un minuto, furono ben svegli. Tutti e due balzarono. Santi numi, disse Michael. Per l'amor del cielo, disse Jane. Davanti a loro si svolgeva una scena mirabolante. Sul pavimento era ritto il maialino di carta dorata che si pavoneggiava seduto e con un'aria di grande importanza. Plam! Con un tonfo sordo e pesante, Alfredo, l'elefante, approdò vicino a lui. E poi saltarono giù con leggerezza dalla cima dell'armadio dei giochi Pini la scimmia e la vecchia anitra azzurra. Sempre più sbalorditi, i bimbi udirono che il maialino dorato parlava. Qualcuno sarebbe così gentile da rimettermi a posto la coda? Chiese arrogantemente con una vocetta acuta. Michael si precipitò fuori dal letto e corse alla mensola del camino. Oh, così è molto meglio, notò il maialino con un sorriso. Sono vissuto molto male da Natale, sapete? Perché un maialetto senza coda si trova male quasi come una coda senza maialetto. E adesso, continuò guardandosi in giro, siamo pronti? Allora spicciamoci, per favore. Mentre parlava, si avviava con disinvoltura verso la porta, seguito da Alfredo, Pinny e l'anitra. Dove andate? Gridò Jane allibita. Vedrete subito, rispose il maialetto. Venite con noi.
In un batter d'occhio i bimbi infilarono vestiti e pantofole e seguirono i quattro giocattoli per le scale e fuori dalla loro porta di casa. «Questa è la strada», disse il maialino mentre attraversava con baldanza il viale dei ciliegi ed entrava nel parco. Pinni e l'anitra azzurra ballavano davanti a lui squittendo e gracchiando. Dopo di loro venivano tranquillamente Alfredo l'elefante con Jane e Michael alle sue calcagna di flanella grigia. In alto, sugli alberi, sorrideva una bellissima luna piena, bianchissima. I suoi raggi argentei bagnavano le grandi distese erbose del parco. Sull'erba una gran folla faceva ressa e si agitava al lume di luna. Alfredo sollevò la sua proboscide di flanella e annusò avido l'aria. «Oh!» disse molto allegro. «Siamo certamente dentro, maialino, non ci pensi?» «Dentro che cosa?» chiese Michael incuriosita. «Lo scoppio!» disse Alfredo otturandosi le orecchie. I bimbi si guardarono senza comprendere. Che cosa mai intendeva dire Alfredo l'elefante? Ma il maialino stava facendo loro grandi segni agitando il piede dorato di porco. Grandi masse tremolavano dietro e attorno a loro e tutti si precipitarono verso il prato. «Scusateci, prego!» dissero tre ombre sfiorando i bambini al loro passaggio. «I tre topi ciechi», spiegò Alfredo ridendo, «sono sempre sotto i piedi di tutti. Scappano forse per paura della moglie del fattore?» gridò Michael sorpreso ed eccitatissimo. «Oh no, caro, non questa notte», disse Alfredo. «Si affrettano per incontrarla. I tre topi ciechi e la moglie del fattore sono tutti nello scoppio». «Alfredo, tu sei salvo!» «Come? C'è anche la vecchia Pinny? E anche l'anitra azzurra? Urrà, urrà! Ecco qui il maialino dorato!» Si udivano da ogni parte grida di benvenuto ed esclamazioni di gioia. Tutti si scambiavano saluti con l'espansione di vecchi amici. Uno smilzo soldatino che passava di lì a passo di marcia salutò il maialino, che gli rispose con un cenno del piede. Pinny scambiò una stretta di mano con due uccelli che gli salutò come Cock Robin e Jenny Wren. E l'anitra azzurra gracchiò ad un pulcino di Pasqua mezzo dentro e mezzo fuori dal guscio, in quanto ad Alfredo faceva ciondolare la sua proboscide in ogni direzione e strombazzava ad alta voce saluti a tutti. «Non avete freddo, miei cari? Fa molto freddo questa notte», disse una voce arcigna alle spalle di Jane. Jane si volse e si trovò di faccia un uomo barbuto vestito con indumenti stranissimi. Portava pantaloni di pelle di capra, un copricapo di castoro e un ombrello di code di coniglio. Dietro a lui stava una figuretta nera e mezza nuda con una bracciata di pellicce. «Venerdì», diceva l'uomo barbuto, «fammi un grande favore, da un mantello a questa signora». «Oh sì, io miro a farvi piacere». E la grande persona nera, con un movimento grazioso, fece scivolare un mantello di pelle di foca sulle spalle di Jane, che rimase di stucco. «Ma così tu sei...» Ella cominciò e gli sorrise timidamente. «Certo, sono io», disse l'uomo alto, inchinandosi. «Per favore, chiamami Robinson, così mi chiamano tutti gli amici. Signor Crusoe non suona bene». «Ma pensavo che tu fossi in un libro». «Infatti ci sto di casa, ma questa sera qualcuno ha lasciato gentilmente il libro aperto, così io sono scappato, ecco». Jane pensò ai libri che si trovavano in cima all'armadio dei giochi. Si ricordava che Mary Poppins li aveva aperti prima di chiudere le luci. «Ti capita spesso?» domandò curiosa. «No, purtroppo, soltanto alla fine dell'anno. Lo scoppio è la nostra sola ed unica occasione. Ma scusami, devo parlare a...» E Robinson Crusoe si volse per salutare un ometto assai strano, dalla forma di uovo, che camminava in fretta su gambe affusolate. La sua testa a punta era calva come un uovo e il collo era avvolto in una sciarpa di lana. Guardò con uno sguardo inquisitore i bimbi mentre salutava Robinson Crusoe. «Santo cielo!» gridò Michael molto sorpreso. «Tu assomigli esattamente a Humpty Dumpty?» «Gli assomiglio?» gridò risentito l'ometto. «Come può qualcuno assomigliare a se stesso? Lo vorrei sapere. Ho già sentito dire di gente che non assomiglia più a se stessa quando ha fatto qualche ragazzata o mangiato troppo, ma non ho mai sentito dire nessuno che fosse simile».
Non essere così sciocco. Ma tu sei tutto intero, disse Michael allibito. Ho sempre pensato che Humpty Dumpty non potesse essere rappezzato. Chi ti ha detto che non potevo esserlo? Gridò l'ometto in collera. Insomma, così pensavo che tutti i cavalli del re e tu, tutti gli uomini del re. Michael cominciava a balbettare. Pah! I cavalli, che cosa ne sanno? E in quanto agli uomini del re, persone sciocche, sanno intendersi soltanto di cavalli. E perché non possono mettersi insieme? Non vuol dire che nessun altro lo possa fare. Non è forse così? Michael e Jane non desideravano affatto contraddirlo e approvarono con il capo. In fin dei conti, continuò Humpty Dumpty, io stesso, lo stesso re mi riparò, che ne dite, eh? Egli strillò le ultime parole a un uomo grasso e rotondo che portava una corona sul capo e la teneva con una mano e con l'altra portava un vassoio da torta. E proprio come il re della storia di Mary Poppins, forse il vecchio re Cola, disse Jane. Che cosa ho fatto? Chiese il re tenendo in equilibrio corona e vassoio. Mi hai incollato, gridò Humpty Dumpty. Certo che l'ho fatto, ma solo per questa notte, lo sai, e con del miele, nel salotto della regina. Veramente non dovresti seccarmi adesso. I miei 24 merli stanno per cantare e io debbo tagliare la torta. Ecco, che cosa vi dissi? Gridò Humpty Dumpty. Come potete ancora dire che non sono un uovo rotto? Volse loro le spalle in modo brusco e la sua testona screpolata apparve bianca alla luce lunare. Non bisogna discutere con lui, è meglio tralasciare, disse Alfredo. È sempre così sensibile su tutto ciò che capita. Fermi qui, guardate chi sta spingendo. Si volse e spazzò via con la proboscide un leone incoronato che si pose da un lato con un agile balzo. Molto spiacente, esclamò il leone gentilmente. V'è una terribile ressa questa sera, non è vero? Ma avete per caso visto l'unicorno? Ah, eccolo qui. Aspetta un minuto. E ruggendo dolcemente in gola, piombò addosso a una forma argentea che passava di lì. Oh, fermatelo, fermatelo! Gridava Jane ansiosa. Batterà l'unicorno anche se lo dovesse cercare per tutta la città. Alfredo la rassicurò. Ma questa sera vedrai tu stessa. Jane e Michael rimasero senza parole quando videro il leone che si chinava. Poi egli tolse la corona d'oro dalla testa e la offrì all'unicorno. È giunto il tuo turno di portarla, dichiarò cortesemente il leone. E i due si scambiarono un tenero abbraccio e danzarono insieme fra gli astanti. Si conducono bene i bambini questa sera? La domanda era stata rivolta dall'unicorno a una vecchia dalla faccia raggrinzita che passava di lì e che spingeva un'enorme scarpa piena di ragazzini e ragazzine che ridevano. Oh, certo, benissimo, gridò lietamente la vecchia. Non ho usato il mio frustino nemmeno una volta. George Porgy è di grande aiuto per le ragazze. Insistono per essere baciate questa sera. In quanto ai ragazzi sono latte e miele. Guardate Cappuccetto Rosso che abbraccia quel lupo. Fa di tutto per insegnargli a chiedere la cena. Sedete, per favore, Muffet, e tenetevi bene a posto. E la vecchia fece segno ad una graziosa bambina bionda che stava seduta nella parte posteriore della scarpa e che era impegnatissima in una conversazione con un grosso ragno. La scarpa brontolava ed ella bonariamente le diede qualche colpetto con la manica per farla chetare. Non è ancora nemmeno corsa via, gridò Michael. Ma perché è così spaventata? Voleva sapere ad ogni costo. Per lo scoppio, disse ancora Alfredo mentre correva davanti a lui. Jane e Michael non potevano fare a meno di guardar fisso Cappuccetto Rosso e la signorina Muffet. Che bellezza non essere spaventati dal lupo e da quell'enorme ragno! Poi, un biancore trasparente, li sfiorò leggermente. Si volsero e si trovarono davanti ad un'ombra splendente che sbadigliava con una mano sulla bocca. Sei ancora addormentata, bellezza? Strombettò Alfredo mentre l'avvolgeva con la sua proboscide. L'ombra accarezzò la proboscide e si abbassò verso l'elefante. Fortunatamente il primo colpo mi ha svegliata.
A queste parole Michael non poté più trattenere la sua curiosità. Ma io non capisco, interruppe ad alta voce. Tutto è sottosopra questa sera. Perché il ragno non spaventa più la signorina Muffet e il leone non assale l'unicorno? Ma Alfredo ve l'ha detto, disse la bella dormente, perché siamo tutti nello scoppio. Ma che scoppio? Domandò Michael. Lo scoppio tra il vecchio anno e il nuovo. Il vecchio muore al primo rintocco di mezzanotte e all'ultimo nasce il nuovo anno. E in quel frattempo, mentre suonano gli altri 10 colpi, vi è lo scoppio segreto. Ah sì? Disse Jane trasecolata e desiderosa di sapere di più. La bella dormente sbadigliò con grazia e sorrise ai bambini. Nello scoppio tutte le cose sono come fossero una sola. Gli eterni nemici si abbracciano e baciano, il lupo e l'agnello stanno coricati assieme, la colomba ed il serpente dividono lo stesso nido, le stelle si chinano a toccare la terra, vecchi e giovani si comprendono e si perdonano vicendevolmente, la notte ed il giorno si incontrano qui, e così pure i due poli. L'est si china verso l'ovest, e così il cerchio è completo. Questo è il momento e il luogo. L'unico momento e l'unico luogo dove ogni mortale vive felice. Guardate. La bella dormente faceva loro dei segni con la mano. Jane e Michael, guardandola, videro 3 orsi che saltellavano comicamente attorno a una bimba biondissima. Riccioli d'oro, spiegò la bella dormente, sana e salva come voi. Buonasera, Pancio, come sta il pupo Judy? E additò una coppia di burattini con il naso lungo che camminavano dandosi il braccio. Questa sera sono una vera coppia di innamorati, vedete? Perché sono nello scoppio. Oh, guardate! E questa volta additò una figura gigantesca. I suoi piedi pestavano pesantemente il prato e la sua testa era alta e grande come l'albero più alto. Portava un enorme bastone su una spalla e dall'altra parte stava seduto un ragazzo sorridente che giocherellava con l'orecchio dell'omone. Questo è Jack, l'uccisore del gigante con il suo gigante. Questa sera i due sono teneri amici. La bella dormente si guardò intorno sorridendo. E qui finalmente arrivano le streghe. I bimbi sentirono un brivido mentre il gruppo delle vecchie dagli occhi cattivi arrivava sulle scope sospese nell'aria. Un grido di benvenuto le salutò mentre si sperdevano nella folla. Tutti si accalcarono per stringere loro la mano e le vecchie risposero con voce chioccia e qualcosa che sembrava delle risa. Nessuno si spaventa nel vederle questa sera, finalmente felici. La bella dormente aveva una voce assonnata che suonava come una ninna nanna. Ella stese le braccia attorno ai bimbi e i tre rimasero lì a guardare le figure incalzanti. Una lepre e una tartaruga danzavano assieme, la regina e il fante di cuori erano abbracciati e la bella teneva per mano la bestia. I prati si curvavano sotto i piedi incalzanti e l'atmosfera era elettrizzata. Re, principesse, eroi e streghe si salutavano con sorrisi e movimenti del capo nello scoppio fra i 2 anni. La via di uscita, la via di uscita, lasciatemi passare! Gridava una voce forte e chiara. E molto più lontano, all'estremità del prato, videro il maialino d'oro. Si tuffava nella folla, ritto sulle sue zampe posteriori, irrigidite, facendosi largo con colpetti a destra e a sinistra dei piedi. «Fate largo! Fate largo!» esclamava con importanza. E la folla si spartiva e si ritraeva, formando una doppia schiera di personaggi che si inchinavano riverenti. Apparve poi alle calcagna del porcellino una figura stranamente familiare. Il cappello stava leggermente inclinato sul capo e il mantello, che portava sulle spalle, rimandava sfavillita ai bottoni d'argento. I suoi occhi erano azzurri e il naso birichino all'insù, come quello di una bambola olandese. Costei camminò leggermente lungo il sentiero, accompagnata dal porcellino d'oro che le saltellava graziosamente davanti. Al suo arrivo un grido di benvenuto si sprigionò da ogni gola.
Cappelli, berretti, corone e diademi vennero lanciati in aria e la luna stessa parve splendere più intensamente, accompagnando i suoi passi. «Come mai è qui?» domandò Jane come vide quella figura che entrava in quel chiarore. «Mary Poppins non è una fata!» «Oh, ma è qualcosa di meglio!» disse l'elefante Alfredo con forza. «È una fata diventata realtà!» «D'altronde, strepitò, è l'ospite della notte, è stata lei a lasciare i libri aperti!» In mezzo alle grida festose di benvenuto, Mary Poppins si inchinò a destra e a sinistra, poi si diresse verso il centro del prato. E aperta la sua borsa nera, ne trasse una fisarmonica. «Scegliete le vostre dame!» gridò il porcellino d'oro, traendo un flauto da una tasca della sua pelle e portandoselo alla bocca. A quell'ordine, ogni creatura si volse all'istante verso il proprio vicino, quindi il flauto irruppe in accordi di danza. La fisarmonica e i 24 merli incominciarono l'allegro ritornello e un gatto bianco suonava dolcemente su di un ondeggiante violino. «Che sia il mio gatto?» si chiese Michael cercando su di lui il disegno di fiori e foglie. Ma non ebbe il tempo di risolvere il problema perché la sua attenzione fu attirata da Alfredo. L'elefante di flanella grigia rumoreggiava lì vicino, emettendo allegri barriti e adoperando la sua proboscide come una tromba. «Posso avere il piacere, mia cara signorina?» si inchinò alla bella dormente, che gli porse la mano per poi allontanarsi insieme, danzando. Alfredo, avendo cura di non calpestare i suoi piedini, e la bella dormente sbadigliando delicatamente e con un'espressione sognante. Tutti erano occupatissimi a scegliersi un compagno o a ritrovare un amico nella folla. «Baciami, baciami!» gridava un gruppo di ragazze, allacciando con le braccia uno scolaro grosso e paffuto. «Via dalla mia strada, Pulcinella!» gridava la moglie del fattore, danzando con i tre sorci ciechi. E il ragazzo paffuto si slanciava nella folla con le ragazze che ridevano alle sue spalle. «Uno e due, salta e gira, così va il mondo!» Cappuccetto Rosso, tenendo il lupo per una zampa, gli insegnava a danzare. Il lupo, che aveva un aspetto molto umile e timido, osservava i suoi piedi mentre ella cantava. Jane e Michael non credevano ai loro occhi, ma prima che avessero il tempo di pensarci su, una voce amica li salutò. «Ballate?» domandò Robinson Crusoe con allegrezza mentre prendeva la mano di Jane e la trascinava via. Jane si avvicinò leggera, tenendosi stretta la sua pelliccia di capra, mentre Michael balzava nelle braccia di Venerdì. «Chi è quello?» chiese Jane, mentre danzavano, passando vicino all'anitra azzurra barcollante stretta al petto di un enorme uccello grigio. «È il marito dell'oca?» disse Robinson Crusoe. «Ed ecco Pinny con Cenerentola!» Jane cercò attorno in fretta con gli occhi. «Sì, era quel vecchio cencio di Pinny con una grand'aria di importanza e tutto gongolante perché ballava con una bella signora!» Ognuno aveva un compagno, nessuno era solo o lasciato fuori. Tutte le favole che si raccontano erano riunite su quello spiazzo erboso, abbracciate l'una all'altra teneramente. «Sei felice, Jane?» le chiese Michael mentre galoppava accanto a Venerdì. «Come non mai!» Ella gli rispose sorridendo, ed era la verità. Adesso la musica aveva un ritmo più rapido e sfrenato. Le note agitavano gli alberi traballanti echeggiavano al di sopra dei rintocchi del pendolo. Mary Poppins, il porcellino e il gatto violinista si contorcevano e si chinavano suonando. I merli continuavano a cantare a più non posso, i personaggi delle favole si muovevano in mezzo ai bambini, le voci delle fate ne accarezzavano le orecchie con i loro canti e le loro risa. «Sempre felici!» era il grido che echeggiava da ogni angolo del parco. «Che è questo?» gridò Jane al suo compagno, perché al di sopra delle esclamazioni e della musica ella aveva udito un rintocco di orologio. «Ormai è quasi giunta l'ora», disse Robinson Crusoe. «Questo deve essere il sesto rintocco». Sospesero la loro danza per un momento e si misero ad ascoltare l'orologio. «Sette!» Sul rintocco ebbe il sopravvento la musica delle fate, cullandoli tutti nella sua rete d'oro.
Otto, disse il rintocco lontano e costante, e i piedi danzanti parvero muoversi più veloci. Nove. Adesso anche gli alberi danzavano piegando i loro rami agli accordi delle fate. Dieci. Oh, leone, unicorno, lupo e agnello, amici e nemici, oscurità e luce. Undici. Oh, momento fuggevole, oh, tempo che te ne voli via, come breve spazio fra gli anni. Lasciaci essere felici, sempre felici. Dodici. Profondo e solenne suonò l'ultimo rintocco. Dodici. Scaturì lo stesso grido da ogni petto e il cerchio si ruppe immediatamente e si sparpagliò. Grandi ombre sfiorarono velocemente i bimbi. Gianni e il gigante, Pancia e Giuditta, filavano via. Il ragno con la signorina Muffet e Humpty Dumpty sulle sue gambe sottili, il leone e l'unicorno, i riccioli d'oro, Cappuccetto Rosso e i tre sorci ciechi correvano attraverso il prato e parevano svanire nel chiaro di luna. Cenerentola e le streghe svanivano, fuggivano la bella dormente e il gatto col violino e si perdevano nella luce. Jane e Michael, cercando i loro compagni, compresero che Robinson Crusoe e il suo venerdì erano svaniti nell'aria. La musica delle fate moriva lontana, si perdeva nel suono irrompente delle campane, perché ormai da ogni torre, da ogni campanile, venivano trionfanti armonie di campane, Big Ben e le campane della St. Paul Cathedral, di Santa Brigida, di San Martino, di Westminster, di Bow, di Southwark e del vecchio castello. Al di sopra di tutte suonava a distesa una campana persistente, chiarissima, come un canto pieno, felice. Tin, tin, tin! Era tuttavia un suono diverso da quello delle campane dell'anno nuovo, un suono che riusciva familiare, amichevole, di casa. Chi vuole le ciambelle? Il suono della voce era alto e richiedeva una risposta immediata. Jane e Michael aprirono gli occhi, balzarono su e guardarono attorno trasecolati. Erano nei loro lettucci sotto i piumini e Jane e Barbara dormivano beati accanto a loro. Il fuoco sfavillava allegro nel caminetto. La luce del giorno entrava chiara, sfavillante, dalla finestra nella camera dei bambini. Tin, tin, tin! Da qualche parte del viale giunse il suono di un campanello. Dico, chi vuole ciambelle, non mi udite? L'uomo delle ciambelle era giù nel viale. Non v'era più dubbio. La voce era quella di Mary Poppins, una voce impaziente. Io ne voglio, disse precipitoso Michael. Anch'io, fece eco Jane. Mary Poppins sbuffò. Perché non dirlo subito? Osservò aspra. Andò alla finestra e agitò una mano per fare cenno all'uomo dalle ciambelle. Giù, da basso, la porta d'entrata si aprì in fretta con il suo solito e rumoroso cigolio. L'uomo delle ciambelle corse lungo il viale e bussò alla porta di casa. Era sicuro che avrebbe avuto un'ordinazione al numero 17, perché tutta la famiglia Banks era ghiotta delle sue ciambelle. Mary Poppins abbandonò la finestra e mise un ceppo sul fuoco. Michael la guardò per un momento con aria assonnata, poi si fregò gli occhi e con un sobbalzo si svegliò completamente. Ma io, esclamò, voglio il mio porcellino. Dov'è Mary Poppins? Certo, aggiunse Jane, e io voglio Alfredo. E dove sono l'anitra azzurra e i pinni? Sulla cima dell'armadio, dove dovrebbero essere? Essi guardarono in su e vi erano i quattro giocattoli in fila esattamente come li avevano lasciati. E davanti ad essi stavano Robinson Crusoe, il libro verde delle fate, la mamma oca e le rime da camera dei bimbi. Ma i libri non erano più aperti come li avevano lasciati la sera precedente. Erano uno sopra l'altro in ordine e ben chiusi. Ma chi li ha portati dal parco? Disse Michael sorpreso. E dov'è il flauto del porcellino? Domandò Jane. E la tua concertina? Stavolta Mary Poppins trasecolò. La mia? Che cosa? Chiese con uno sguardo da far paura. La tua concertina, Mary Poppins?
con la quale suonavi ieri sera nel parco. Mary Poppins si staccò dal caminetto e andò verso Jane, accesa di collera. Mi piacerebbe che tu ripetessi quel che hai detto, per favore. La sua voce era di una pacatezza terribile. Se ho ben capito, tu, Jane Banks, hai detto che io ero nel parco ieri sera e che suonavo uno strumento musicale? Io? Ma certo che c'eri, intervenne coraggiosamente Michael. C'eravamo tutti quanti. Tu e i giocattoli e Jane e io danzavamo con i personaggi delle favole in fondo al crepaccio. Mary Poppins li guardò come se non credesse alle sue orecchie. Il suo sguardo era semplicemente spaventevole. I personaggi delle favole nel crepaccio. Se mi venite a dire ancora una parola di questa storia, i personaggi delle favole andranno a finire nella stanza da bagno e troverete la porta chiusa, ve lo giuro. Pazzi, davvero, sempre più pazzi. E aggirandosi per la stanza disgustata, ella aprì la porta con un colpo rabbioso e si precipitò giù dalle scale. Michael tacque per un minuto, pensando e rimuginando dentro di sé. È ridicolo, disse poi. Mi pareva vero. Ma doveva essere soltanto un sogno. Jane non fiatò, si era slanciata all'improvviso fuori dal letto per mettere una sedia contro l'armadio dei balocchi. Si arrampicò in fretta, prese gli animali e corse verso Michael. Senti un po' i loro piedi! Bisbigliò eccitata. Egli tastò febbrilmente le zampe del porcellino, toccò le unghie di Alfredo, le zampe palmate dell'anatra e le zampe di Pinny. Sono bagnati! Dichiarò con stupore. Jane assentì. E guarda! Ella esclamò traendo le loro pantofole da sotto il letto e le scarpe di Mary Poppins dallo scatolone. Le pantofole erano inzuppate e sporche di fango e sulle suole delle scarpe di Mary Poppins c'erano pezzetti di erba bagnata. Tutto ciò, insomma, che potreste trovare su delle scarpe che hanno ballato nel parco di sera. Michael guardò Jane e sorrise. Non era dunque soltanto un sogno, disse esultante. Sedettero tutti e due sul letto di Michael, ammiccando con aria d'intesa fra loro e dicendo silenziosamente cose che non potevano tradursi a parole. Arrivò poi Mary Poppins, che recava le ciambelle. Essi la guardarono accennando alle scarpe e alle pantofole, ed ella li sbirciò da sopra il piatto di ciambelle. Fra loro tre ci fu uno sguardo lunghissimo d'intesa. Così capirono che ella sapeva quanto essi pensavano. Oggi è l'anno nuovo, Mary Poppins? Chiese Michael. Sì, ella disse pacatamente mentre posava il piatto di ciambelle sulla tavola. Michael la guardò con una certa aria solenne. Pensava ancora al crepaccio. Dobbiamo anche noi, Mary Poppins? Egli chiese riprendendo il soggetto. Che cosa dovete anche voi? Ella volle sapere con un moto d'impazienza. Vivere felici? Disse egli maliziosamente. Un sorriso fatto di malinconia e di tenerezza vagava sulle sue labbra. Forse, aggiunse con aria pensierosa. Tutto dipende. Da che cosa, Mary Poppins? Da voi? Disse tranquillamente, mentre portava le ciambelle verso il fuoco.